Innanzitutto grazie a Nicola, grazie a tutti voi per il clima che si sta vivendo in questa occasione. È un'assemblea nazionale, sinceramente, rispetto a tempi passati, diversa. E a me trasmette, per il compito che ho, guidare la coalizione di centrosinistra nella battaglia che ci condurrà alle elezioni in Toscana a fine maggio, mi trasmette energia, mi trasmette valori, mi trasmette quello che a sinistra noi abbiamo sempre sentito come l'arma più forte del dibattito e del confronto politico. Gli ideali, la capacità di avere quegli ideali che ci rendono ragione di uno spirito di servizio con cui facciamo politica. Non l'opportunismo e l'interesse della destra, ma invece lo spirito di mettersi a servizio di una collettività. E perché c'è questa energia in questa assemblea? Anna faceva una riflessione sulla capacità del governo, una riflessione ragionevole, giusta. Dove eravamo quest'estate? Io la faccio sul partito. Dove eravamo quest'estate? Calenda, eletto parlamentare europeo, che usciva e dava legittimamente voce all'esigenza che lui avvertiva di un nuovo soggetto politico. Renzi fondava Italia Viva. I giornali a agosto, settembre, ci presentavano ancora, prima che il potere gli entrasse nella testa e gli desse alla testa, un Salvini che riusciva da ministro degli interni a sfruttare quello che era l'autorevolezza verso la stampa, di destra, di sinistra, 3-4 pagine sul no al barcone che arrivava nel nostro porto, e quindi a creare una sensazione di diffidenza, di odio, che portava in qualche modo a vedere quella vicenda come la vicenda più importante del paese, sentita dalla gente. A me colpì un sondaggio in un giornale del nord che ci riportava l'opinione di un paese di 6-7 mila abitanti, in cui si diceva: qual è il problema più sentito? I migranti. E poi, come dato oggettivo, si vedeva che negli ultimi 5 anni di nuovi residenti in quel paese, non cittadini che diventavano cittadini, ce n'era stato uno, ovvero si creava la condizione di una sorta di false e diciamo dedotte attese rispetto ai bisogni, quando tutto questo era chiaramente condizionato da un'opinione. Oggi che clima viviamo? Nicola ci ha dato un orizzonte non solo programmatico ma anche ideale, una sorta di neoumanesimo che il Partito Democratico può interpretare nei valori e nei desideri dell'uomo, nelle istanze di solidarietà che animano una politica di centrosinistra. E questa costituente delle idee sarà importante, perché alimenterà quel rapporto con i giovani, con coloro che la politica la vogliono fare per realizzare insieme qualcosa che da soli non è possibile, un benessere, una visione di società. Io ritengo che tutto questo a me anima nel momento in cui ho di fronte una campagna elettorale, e questo partito nuovo, perché unitario, perché non più dilaniato da tante polemiche, ma proteso a interventi che vogliono lavorare per un bene comune, che attraverso il partito è il bene comune del paese. Abbiamo sentito gli interventi di tanti giovani amministratori e dirigenti, e l'intervento di Alfieri, di Anna, e con questa bella relazione di Zingaretti, a noi libera delle energie per parlare veramente all'esterno. E io vi dico questo perché la mia candidatura è maturata con un processo che non ci vedeva certo tutti d'accordo, ma che è stato un processo progressivo fatto di consultazioni. La nostra segretaria regionale ha incontrato quasi 200 persone, espressioni dei corpi intermedi, delle rappresentanze di categoria, dei nostri parlamentari. E quando il 28 di novembre è stato fatto il mio nome in modo unitario, il messaggio che ne è ricavato, l'energia che ha trasfuso nel nostro partito, ha portato il 20 di dicembre ad avere una coalizione che oggi mi vede sottoscrivere il programma da 20 partiti, da quando presi non la tessera, si votò alle primarie per Veltroni nell'ottobre del 2007. Io sento che veramente questo partito sta diventando non un contenitore di istanze diverse, ma sta diventando qualcosa in cui
si elabora programmi, idee, una sensazione di solidarietà unica. E io di questo ve lo voglio trasmettere, questo messaggio che arriva dalla Toscana, con cui noi affronteremo le elezioni, ma con cui io vi dico con chiarezza, in questa campagna elettorale la bandiera del Partito Democratico la voglio avere sempre dietro di me. Io nel periodo del populismo imperante sento che noi dobbiamo essere capaci, nel momento in cui viviamo questo clima, di trasmettere anche alla gente, probabilmente non sarà molto popolare, che i partiti non sono quella cosa da cui fuggire, ma sono quella cosa che è scritta nei nostri costituenti all'articolo 49 della Costituzione. Tutti i cittadini possono associarsi, la parola associarsi, liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica del Paese. Quello che come nuovo Partito Democratico stiamo costruendo è proprio questo, l'associazione libera, la possibilità di dialettizzare il nostro confronto ma di portarlo a sintesi, l'energia con cui sposiamo il dirigente esperto e competente che poi nelle amministrazioni ci fa vincere nella nostra regione 140 comuni su 178, è avvenuto alle elezioni di maggio, questo spirito portato agli occhi dei cittadini. Ecco, io voglio dirti, Nicola, veramente, io non ti avevo notato, ma ti faccio i complimenti perché questo partito inclusivo, questo partito aperto, che sa riconoscere l'altro per quello che è e non per le tessere che porta o per la corrente a cui appartiene, è uno spirito che con questa Assemblea Nazionale noi viviamo e dobbiamo sentirlo come orgoglio per proiettare la bandiera del Partito Democratico all'esterno. Certo, abbiamo bisogno di allargare il nostro orizzonte, a sinistra come nelle aree più riformiste e moderate. E consentitemi una parola sola nell'arricchire il contributo e quello che è la linea che il partito si darà con la Costituente delle idee. Regionalismo e autonomie locali. La storia ci insegna, e noi come abbiamo visto prima nel display, siamo quelli che la storia la vogliono conoscere e trasmettere alle nuove generazioni, la memoria rispetto alla cancellazione del passato perché possa meglio trasfigurarsi il dominio del Grande Fratello, è peculiare, è tipico della sinistra. E io questo lo sento, in questo percorso di storia, il movimento progressista di sinistra, il socialismo di quando non era ancora diviso, agli albori del Novecento, era trasmesso attraverso il socialismo municipale. L'articolo 5 della Costituzione, la Repubblica una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Ecco, le autonomie locali attraverso le regioni ritornano ad essere il modo con cui il nostro partito parla alla gente, ne coglie le culture, ne coglie il bisogno, ne coglie quello che sono i servizi. L'abbiamo visto in questa emergenza che stiamo vivendo, la sanità e l'efficienza dei servizi sociosanitari saranno una bandiera, una battaglia per il nostro partito che è espressione di buon governo. E i giovani ce l'hanno detto con le piazze, attraverso le sardine, attraverso l'impegno per l'ambiente, dove si risponde in termini di prossimità se non attraverso le regioni? E il lavoro e l'occupazione, la nostra principale finalità, dove non trova se non attraverso le regioni e il lavoro insieme ai comuni, possibilità di parlare alle imprese, di suscitare investimenti, di realizzare infrastrutture. Ecco, questa forza e questo tessuto locale delle nostre autonomie che vede e deve vedere una sinergia, non un nuovo centralismo delle regioni verso i comuni, è l'elemento fondante di una nuova stagione che vede il Partito Democratico protagonista e noi con questo Partito Democratico siamo convinti di poter essere una forza di governo del Paese da Roma come nelle nostre regioni e nei nostri comuni. Grazie e mettiamoci tutta la forza che stamani ho sentito. Grazie.